La Lanterna Bianca, un premio dedicato a Filippo Tripolone. Siamo giunti alla 16ª edizione, siamo qui con l'organizzatrice Nunzia De Cola, nonché mamma di Filippo Tripolone. Allora, una sala si è appena conclusa, la cerimonia di premiazione, tanti i poeti premiati. Quante sono state le opere in gara e diciamo come è andata la manifestazione? Quanto pare poeti scrittori provenienti da ogni parte d'Italia. I nostri sono diari e vita vissuta di ogni essere umano, di conseguenza non ne accettiamo molti, perché non sono romanzi, non sono poesie, sono diari di vita vissuta. Se ne sono arrivati su per giù un centinaio e tantissimi purtroppo vengono cestinati perché mandano che non è vita vissuta, solo romanzi o poesie, e noi purtroppo dobbiamo cestinarli. Qual è il messaggio che lei lancia ai giovani oggi in virtù della memoria di Filippo o agli scrittori che si cimentano a scrivere i diari? Ragazzi, amate la vita, amatevi, perché la vita è una, è un dono e nessuno più ce lo può ridare. Non si può vivere di droga, perché purtroppo diciamo imperversa la droga, imperversa diciamo il vino, le birre che i ragazzi vanno facendo le feste. Abbiate cura di voi, abbiate cura delle vostre famiglie, perché una volta che voi altri non esistete più, sono morti anche i genitori. Ci sarà una 17ª edizione di questo concorso? Assolutamente sì, finché avrò vita, non sono giovane più perché sono diciamo già abbastanza anziana, ma finché avrò vita porterò avanti la mia lanterna. A chi ringrazia per l'organizzazione e il buon andamento di questo concorso? Devo dire proprio la verità, devo ringraziarmi da sola, perché porto avanti diciamo il tutto da sola. Ci sono dei collaboratori che poi alla fine sono qui, ma alla fine vengono, però tutto quello che vedete, tutto quello che diciamo vedete è tutto opera mia e anche delle nostre tasche, perché noi non siamo finanziati da nessuno. La nostra è un'organizzazione, un'associazione sulla carta, però è una fondazione. Noi altri non abbiamo diciamo entrate, proprio per non strumentalizzare mio figlio Filippo. Si è appena conclusa la cerimonia di premiazione del concorso La Lanterna Bianca in memoria di Filippo Tripolone, 16ª edizione. Totò Mirabile fra i premiati. Totò, con quale racconto sei stato premiato, trattandosi di diari? Buonasera a tutti. Sì, sono stato premiato con un racconto dal titolo I tre giorni mancati. È un racconto autobiografico che racconta le mie sensazioni provate personalmente durante il funerale del mio genitore. È un racconto che, appunto perché mi tocca il cuore, e ci tengo particolarmente, e quindi l'ho voluto presentare a questo concorso proprio per fare un omaggio alla figura di mio padre. I concorsi letterari rappresentano un modo per stare insieme. Oltre ad essere uno scrittore partecipante ai concorsi, tu sei anche un organizzatore di premi e simposi. Anche quest'anno si farà un simposio al Museo Mirabile, in cui svolgi la carica di direttore artistico. Quest'anno il 3 di settembre ci sarà a Marsala, presso la sede del Museo Mirabile, il 5º simposio al Tempio dei Poeti. Quest'anno dobbiamo dire che siamo rimasti abbastanza soddisfatti, perché abbiamo avuto la partecipazione di 40 poeti e purtroppo ci dispiace aver detto di no a tanti altri che avevano fatto richiesta di partecipare.
purtroppo i tempi tecnici non lo permettono e quindi abbiamo dovuto stoppare le adesioni. Le opere che parteciperanno quest'anno saranno raccolte in un'antologia che sarà poi pubblicata dal Museo Mirabile, che è anche un editore. Chiunque potrà trovarle e leggerle anche sui siti internet e su Facebook, oppure presso la sede del Museo Mirabile. Il tempo dei poeti. Intanto scusatemi, ringrazio la giuria e il presidente e la presidente per questo premio. Consentitemi quindi di omaggiare questa antologia poetica alla presidente, perché noi organizziamo a Marsala il simposio dei poeti, al Tempio dei Poeti, e quest'anno organizzeremo il quinto simposio, il 3 di settembre. Chi vuole venire siete tutti invitati. Grazie. Io ringrazio Nunzia De Cola per questo riconoscimento che ho ricevuto oggi alla 16ª edizione del premio La Lanterna Bianca dedicato a Filippo Maria Tripolone. La mia opera è un racconto, è un po' autobiografico e un po' non, che si intitola Librino 17. Ringrazio anche la giuria e ringrazio tutta l'organizzazione del premio La Lanterna Bianca. Grazie. Librino 17 di Francesco Bellecci è un diario che traccia l'importanza della legalità. L'autore, attraverso una narrazione ricca di dettagli e colpi di scena, descrive l'esperienza vissuta del suo protagonista, il quale si troverà con coraggio a fronteggiare le regole di quella parte di società corrotta che senza remore calpesta i diritti civili. Una scrittura ricca di rari che mascherano gli aspetti negativi dell'uomo che ha sete di potere. Pagine idealistiche di un viaggio che si trasforma in avventura, che mette in pericolo la vita del protagonista e quello della sua famiglia. La storia, che ha come scenario uno dei quartieri più difficili di Catania, fa riflettere sull'importanza della dinamica, della denuncia, scusate, perché solo difendendo la legalità si può migliorare la vivibilità e dare dignità all'uomo. Grazie. Io ringrazio intanto la giuria per avermi premiato, ringrazio il presidente Angelo Manitta, pilastro della cultura siciliana, insieme ad Enza Conti che gestiscono il convivio. Che dire, sono emozionato. Questa è una storia, si è capito, un po' autobiografica, e quindi, che dire, quando la letteratura incontra anche la denuncia e la legalità, questa è la nostra salvezza. Quindi bisogna divulgare attraverso la letteratura anche la denuncia, la salvezza della nostra vita. Grazie. Si interfacciano come facce della stessa medaglia, e questo però non gli impedisce di andare avanti. Infatti si innamora stavolta di Elena, la sposa, e da questa unione nasce una bambina, Cynthia, che lui chiamava affettuosamente Pupilla. Il quadro è meraviglioso. Avanti, se noi pensiamo, siamo al giro di poi dei 40 anni della legge 180, che ha trasformato un po' il panorama psichiatrico. Noi ci siamo ormai lasciati alle spalle le istituzioni, in qualche modo, non del tutto le istituzioni manicomiali, e tante cose sono state fatte, però tante ancora devono essere fatte, e tante ancora passano attraverso la solidarietà e la capacità di accogliere. Pieno
speranze nella vita futura. Il bambino nasce a Messina, ma a 10 anni la famiglia si trasferisce a Milano. E anche se l'ambiente non è molto accogliente, essendo un bambino molto socievole, si inserisce subito nel nuovo ambiente e si fa tante amicizie. Man mano che cresce, i suoi interessi si moltiplicano. È un ragazzo che ama la musica, suona la chitarra, ascolta la musica di Puccini e di Battiato, è amante della fotografia, ama pure è un abile speleologo. Scende nelle profondità della terra e nello stesso tempo scala le montagne e fissa sempre più sulla carta i suoi pensieri, le sue poesie, le sue impressioni. Filippo è una persona che ama la natura in tutti